E sto già vincendo, signori, sto già vincendo. Vabbè, grazie. Ma guarda che ce la faccio anche senza di te. Ciao a tutti i giocatori, le giocatrici e i semplici curiosi. Eccoci qua, oggi 1° aprile, quindi in qual modo migliore se non andare in mezzo ai pesci di Underwater Cities, finalista del premio Goblin Magnifico che si scoprirà tra una settimana se avrà vinto o meno. E siccome nel gioco c'è tanta roba, iniziamo. Vi diciamo soltanto che questo è il lato della plancia per due giocatori e lo giochiamo già con un paio di cose avanzate, ovvero questi obiettivi a medio termine e con le plance diverse, con le plance asimmetriche. Abbiamo già setappato tutto, Vale la prima giocatrice, abbiamo già anche scelto le nostre tre carte iniziali perché solo in fase di setup se ne pescano 6 e se ne scelgono 3. E il gioco durerà 10 round, ogni round 3 azioni, quindi 30 azioni in tutta la partita e chi avrà più punti vince. Boh, questo era il gioco, ciao a ciao tutti a e ci vediamo alla prossima. Buon pesce d'aprile, no, allora, vai. Bene, allora, io devo, scusate, devo guardare bene bene cosa mi... Va bene, allora, inizio io, giusto? Yes! Quindi inizio io, tu sei qua, sei sì, già lì in posizione. Perché è fase di setup. Allora, io come prima azione devo giocare una carta. Quindi devo scegliere una fantastica carta. E diciamo che scelgo questa. Questa è una carta arancione. Allora, io non ambienterò sto gioco. Se sentirete dire i nomi giusti delle cose, le dirà Albi. Per me sono caramellina gialla, verde e bianca. E rosso, verde e arancione. Allora, gioco la carta arancione. Io posso giocarla in qualsiasi slot. L'unica cosa è che se la gioco nello slot corrispondente ho anche l'azione bonus della carta. Yes. Quindi io decido di venire proprio... Questi da usare, vale. Sì, ho quelli da usare, scusate. Vale. Di venire qua. Ok. Quindi posso farlo nell'ordine che voglio. Gli scarti. Puoi risolvere prima la carta e poi e l'azione, quella. Oppure prima l'azione e poi la carta. Allora, io risolvo prima la carta per non dimenticarmelo e la carta mi fa mettere gratuitamente giù una caramellina gialla. No, pay the usual cost. Pay the usual cost. E già iniziamo a barare. Pesce d'aprile! Quindi metto giù la mia caramellina gialla. Pagando un soldo, come giustamente ci dice la nostra tabellina riassuntiva. Ecco, a proposito di tabellina riassuntiva, adesso ve la buttiamo a tutto schermo. Boom! Eccola qua. Nella prima colonna, quella viola, vedete il costo per poter costruire tutti quanti gli edifici del gioco. Quindi, per esempio, la caramellina verde costa una risorsa verde, quella gialla costa un soldo e via discorrendo. E ci ricorda nell'angolo in basso a destra, nel riquadrino verde, che si può sempre pagare, anziché una risorsa bianca o una risorsa verde, una risorsa rossa. Poi dopo vi dirò anche come si chiamano. Rieccoci qua sul gioco. Quindi ho attivato la carta, adesso attivo lo slot. Quindi che mi dice che posso attivare una mia carta azione, questa qui è quella che abbiamo di setup come nostro personaggio, e con questa posso prendere o un taculette grigio o un soldo, ma mi prendo il taculette grigio che Albi ci dice essere la steel plast, ovvero la plastica con l'acciaio dentro probabilmente. E poi posso prendere due risorse differenti tra quella che scienza quella steel roba plast e l'erbetta, il kelp, che sarebbero tipo le quindi alghe con cui ci nutriamo, l'alga, e mi prendo anche un'acqua che non è acqua ma sembra finito. Acqua ma non è. Allora tocca a me. Io vengo a fare questa azione e peschi. C'era qualcosa di fine strano. Della... Ok, ho qualcosa di strano che non mi sconquisto. Io la mia azione è questa, dove prendo quindi due steel plast e un kelp. Con che carta l'hai fatta? E lo faccio con questa carta, che essendo rossa me la posso tenere, perché questa è una carta azione. Questa qua era una carta che dava un effetto immediato, altre carte invece danno l'azione, che come abbiamo visto prima... Alcuni slot ci permettono di attivarle e fare l'azione che ci dice. Io ho finito e pesco una carta e tocca a Vale. Allora, guarda Albi. Io mi gioco una carta rossa sul rosso. Ok. E me la gioco qua sullo special. Ok. Ok. Io però prima attivo comunque sempre la carta. Ok. Che controlla. Ma posso upgradare un mio edificio giallo. Sì. Pagando... o acqua o esattamente io pago o blu o bianco
pago una scienza. Prendo una caramellina gialla e l'aggiungo qua alla mia caramellina gialla. Questo farà sì che in produzione mi dia ciccia. È più performante. Con l'aspetto devo ancora fare special, io potrei scegliere o una carta da qua, ma per ora non mi interessa, o pescare o prendere questa, che non mi interessa, o pescare le prime tre e sceglierne una, giusto? Yes. Questa che è in cima la mettiamo sotto. Va in fondo al mazzo, sì. Allora, praticamente queste carte special, mentre Vale se le legge, queste qua subito visibili sono tutti punti a fine partita, quindi noi abbiamo un'indicazione di cosa in questa partita potrà fare punti. Queste qua sono delle carte più forti rispetto a quelle che abbiamo in mano. La particolarità è che tutte queste carte, per poter essere giocate, devono essere pagate in soldi, oltre che essere giocate su uno slot dello stesso colore. Altrimenti ciccia, le scarti via e hai sprecato fondamentalmente un'azione. E si rivela nuovamente la prima carta, che dice che... Oh, bellissima! Va bene, questa è veramente bella. Allora, io vengo... Allora, solo una cosa, carta in mano e sempre tre. Io quindi pesco, sì, però poi ne scarto una. Esattamente. Alla fine del proprio turno bisogna sempre pescare e se non lo si fa, ciccia, liccia. Allora, io potrei fare anche quello, che è anche bello. Dai, io vengo qui, faccio questa azione utilizzando una carta verde. Questa carta verde mi dice che salgo di 2 qua, sul tracciato dell'iniziativa, e man mano che si sale si prendono anche i bonus corrispondenti. Quindi io prendo un soldo e una plastichina. Dopodiché azione è costruire una cupoletta. Io costruisco una cupoletta bianca, ovvero una città, che posso costruire solo adiacente a una città che già ho. Quindi diciamo che vengo qui. Costruendola qua guadagno anche un soldo, che otterrò chiaramente dopo averla pagata, e il costo è di un soldo, due steel plast e un kelp, che butto qua e poi mi riprendo il soldo della posizione. Vai Vale, allora, io pesco. Allora, avete sentito tremare il tavolo perché ho buttato giù il braccio? Non ti preoccupare. Abbastanza forte. Comunque, mia ultima azione, attenzione, già la mia ultima azione. Allora, guardi, mi gioco per la special. Mm-hmm. Che è verde, la gioco per fare un'azione verde, e a differenza delle altre che abbiamo sempre scartato perché avevano un effetto immediato, questa me la tengo perché si attiverà poi durante la produzione. Okay. Quindi avendola giocata sul verde me la posso tenere lì buona buona. La devi pagare un soldo. Devo pagarla un soldo. Ma dove sei attento, stai calmo. E poi con questa salgo su di 2 di iniziativa e mi ripiglio il soldino. Oh yes. Finish. Ok. E qua sei salita di 2, il soldino l'hai preso? Sì. Ok. Io la mia ultima azione è questa. Questa qua. Anche la mia la gioco una carta arancione che tengo perché ha un effetto di produzione, quindi si attiverà in queste fasi. Questa mi fa costruire 2 tunnel che mi costano 2 soldi e 2 steel plast. I miei 2 tunnel li vengo a mettere uno qui e uno qui. Mettendo questo qui ottengo anche un kelp. I tunnel servono per connettere le nostre città, intanto ripesco, intanto siamo già arrivati alla fine del primo turno e del primo round e passiamo al secondo, ci riprendiamo questi. Dicevo che serve connettere le città, questi li danno tutti giù, e salà. Io te lo passavo, eh. Grazie tesoro. Perché in fase di produzione produce solo ciò che è connesso alla nostra casupola iniziale, alla nostra cupoletta iniziale. Quindi tocca a me fare. Carte azione ne possiamo avere massimo 4. Una volta utilizzate si riattiveranno poi dopo la fase di produzione. Esatto. Quindi ciccia. Allora, a me serve. Servirebbe. Io devo costruire qualcosa. Allora, questa non mi serve a niente. Questa non è brutta. Però dove la vado a mettere? Allora, io dovrei mettere giù quelli lì, che sono là. E vabbè, dai, mi faccio quelli, scusatemi, no, non posso, scusate. Allora, vado a fare questa azione qua, con carta rossa, che è un'azione, quindi mi metto lì, prendo 2 steel plast e un kelp. Accidenti, pesco. Allora, quello mi costa. Ah, questa è bella, ce la devi tenere per partita. Sì. Che le risorse?
Allora, bella. Bella, mi piace. Allora, facciamo questa. Questa qui con una carta rossa, che è una carta azione, quindi mi metto qui da parte, posso tenermela perché gioco una carta rossa, uno spazio rosso, e posso costruire o due edifici verdi o due edifici bianchi, ma io mi gioco due edifici verdi pagando due alghette. Valle, valle, prendo caramellina, no. Caramellina, una e due, e pesco, e quella lì. Che pizza, però va. Volevi farla tu? Sì. Sei stato il primo, potevi farla. Vabbè, non avevo le risorse bianche per costruirmi così bianchi come mi servivano. E non è un problema mio. E stai zitta. Allora io vengo a questo punto qui. Carta arancione su slot arancione, così me la tengo. Me la metto qua. E faccio prima questa, vai, faccio solo questa perché questa è la carta azione. Allora mi attivo un'azione. Ma è già quattro azioni. Sì, posso anche attivare quella che ho appena fatto, che sarà ciò che farò. La attivo, faccio un punto vittoria e prendo un soldo. E sto già vincendo, signori, sto già vincendo. Eccola qua. E prendo due risorse diverse tra di loro e prendo un blè e prendo un altro white. Ok. Come fai a avere tutte quelle risorse? Scusa. Pesco. Non ho ancora costruito praticamente niente. Sono andato due volte là. Ho fatto la cupola. Ho fatto i cosi. Ho barato. Allora. Questa è bella. È vero. Bellissima. Ma questa è bella perché finalmente permette di... Allora... Noi per ora stiamo sempre usando carta del colore giusto su slot del colore giusto. Sì. Non si è obbligati a farlo. No. Io posso usare una carta rossa qua, semplicemente la rossa la scarta. Carta verde, azione verde, quindi mi tengo questa azione, vengo qua, salgo di due e prendo un credit. E pesco. Ma perché fa tutte... Due sono bellissime. Dai, vengo qua con questa carta verde che ha, anche questa la tengo qui perché ha un effetto permanente, ovvero ogni volta che capita un qualcosa faccio un qualcosa. Con quella lì costruisco due gialline pagando due soldi, che sono due impianti di desalinizzazione, e li metto uno in questa città, uno in questa città. Mettendolo qua, questo slot in fase di produzione produco un kelp aggiuntivo. Già la mia ultima azione. Vedete che sulla nostra plancia ci sono degli spazi che sono tratteggiati di rosso e nero. Quello è un costo aggiuntivo che bisogna pagare per poter costruire in quello spazio. Però in questo caso si fanno anche, per esempio, 5 punti vittoria secchi. Altri spazi, tipo, dov'era che ne avevo visto uno prima? Ah, questo qua, che invece è in un bordo bianco, è un guadagno che io ottengo. Allora... Devo pescare. Mia ultima azione. Assumo la rovina. Bella, mi piace questa. Carta rossa su rosso. Allora, io posso costruire. Facciamo prima. Se sono sul terzo spazio della cosa qua, dell'iniziativa, che è un cellulare questo, per chi non fosse notato, l'avevi già detto. Sì, no, però è vero. Posso pagare un soldo per mettere giù un tunnel, controlla. Se sei nel terzo spazio del track federazione, puoi pagare un credito per mettere giù un tunnel. Tac, e mettiamo, iniziamo a andare in su. Che lei dice di non sapere l'inglese, comunque dove serve, guarda che lo sa. Qua. Poi hai ancora poi, un altro tunnel costruibile e un'azione. Costruibile. Allora, costruiamo il tunnel che costa sempre un grigio e un soldo. Mentre Vale si risolve la sua cosa, vi dico ancora questo, che le azioni degli slot possono anche non essere risolte per intero. Quindi in quel caso Vale potrebbe scegliere di o non fare l'azione o non costruire il tunnel. L'unica cosa che non si può fare è iniziare l'azione, per esempio costruire il tunnel, poi risolvere l'effetto della carta e poi finire l'azione. Questo non si può fare, per il resto lo puoi giocare. Allora, quindi come azione ho girato questa, che mi ha fatto pescare due carte, prendere un'alghetta, ho finito il turno, pesco una carta e poi devo tornare a te. Esattamente, mentre Vale decide cosa fare, è finito il secondo round, passiamo al terzo. Vale, sarai la prima a giocare, sì. Questo torna giù, ci riprendiamo i nostri gigetti gigettosi. Lì siamo sul 3
e vai vale. Io vi dico questa carta effetto permanente che ho, che quando gioco il colore sbagliato, per esempio qua il rosso, qua il verde, là il giallo, ottengo uno Steel Plast, quindi è comunque buono. Steel Plast, risorsa grigia bianca. E vi dico già subito, vedete, queste qua sono tre risorse, faccio vedere qua, queste sono tre risorse, vale come tre, sono scomodissime in realtà nel gioco, ma nell'edizione italiana che verrà fatta da MS Edizioni, perché questa è l'edizione, la prima stampa uscita a Essen della Delicious Game, in inglese, invece nell'edizione italiana queste so che dovrebbero essere semplicemente un po' più grandi con scritto tre sopra, dovrebbero essere, idem le nostre plancettine sono essere più spesse. Allora... Ah già, non stiamo... Stai tenendo sotto occhio questo? Tre tu nella... No, io no, quindi... Però... Sì, no, siamo ancora lontanissimi per poterle fare. Non ho grandi cose. Questi sono degli obiettivi che il primo che li raggiunge ottiene, fine, e ottiene un po' di robina. Ora potrei... Sì, allora, guarda. Facciamo che... Carta verde... Faccio questa. Allora, come carta verde mi prendo questa azione. Ok, lasciamola. Quindi mi fa pescare due carte. Ok. E poi pago una quetta barra scienza per upgradare. E upgrado questo. Ok. Finita, pesco una carta e poi devo tornare. Ok. Allora, io mi faccio quell'azione là che vale prima mi ha rubato. More, scusa, quella nell'angolo. Giocandomi questa carta rossa che tengo, e questa è molto bella, un effetto permanente che ogni volta che io salgo qua, questo per me vale due soldi anziché uno, e costruisco due bianche, pagando due bianchi, quindi costruisco due fabbriche di plastica, due fabbriche, e ne metto una qua e una qua. Vedete che ci sono questi tondini azzurrini, questi qua sono incostruibili a meno di trovare una carta che ti dice puoi costruire lì. Ma... Ho fatto... Sì, sto scendendo le carte. Vediamo di non farlo mai più. Vediamo di stare un attimo in silenzio. Allora. Questa è bella. Questa è molto bella. Io non ho roba, non ho roba. Non ho roba. Potrei fare quello. Attenzione. Vabbè. Facciamo che... Azione rossa, carta rossa. Questa la metto ancora da un'altra parte perché è col simbolino infinito. Ecco, simbolino infinito si attiva. Un'abilità permanente che tu hai. Allora, io vengo a farmi questa qua dello special con carta rossa. Carta rossa che mi dice che io immediatamente posso dare via un bianco per avere un soldo e un blè. E después, come azione, voglio proprio questa qua visibile, che quindi prendo in mano, questa la riveliamo, e io ne pesco un'altra. Poi all'inizio del mio turno devo tornare a tre, questa è molto figa, questa anche, butto via questa, perché tanto... Ma i soldi... Buttiamo via questa, dai. Soldi, mi manca tutto. I soldi all'inizio si scarseggiano un po'. Ultima azione! Arrivano dopo la prima produzione i soldi, a meno di usare questo spaziazione che è l'unico che dà soldi, non ve l'abbiamo spiegato, questo è l'unico spaziazione che può essere utilizzato da tutti i giocatori, praticamente butti via una carta per pescarne due e guadagnare due soldi, e a meno di, vabbè, effetti vari delle cose. Allora, carta arancione, mettiamola qua, sempre in produzione, non è male, dovrei farla. Tocca a me? No, ma porca miseria, ma vale! Non sono stato un attimo a leggere la carta. Ma di strato cosa cambia? E non mi ha fatto l'azione. Non è che se mi guardavi non la facevo, un cazzotto. Cioè, toccava a me, potevi anche, non so, guardare le cartelline. Perché quella la butto via. Ragazzi. Che quella non la faccio tutta, questa proprio quella con tre soldi, ma... Ma che cacchio mi serve? Under the sea. Stai zitto un attimo che devo ripensare tutta la mia strategia. Tutti insieme! Under the sea! Che allora, downtime! Ma stai zitta almeno! Allora, così poi non ho più il soldo per pagarmi quella. Che guarda, mi hai veramente rovinato la vita. Vado lì. Guarda. Ciao. Verde. Questa qua mi dice che io posso pagare un soldo per avere una rossa, che è la biomateria. Poi...
salgo di 2 qua e grazie a questo effetto io guadagno 2 soldi. Veramente? Che schifo. Sì, mi lamento. Fine. Dai, poi già costruirti quarto prima. Round. Io divento il primo? Sì. Sì. Vorrei riprenderle. Sì. Dammi le mie azioni. Va, devo pescare. 1, 2. Mi manca quella lì sull'S. E faccio subito questa per che te me la ciuli di nuovo. Ma a me non interessa. E sembra mi gioco. Che e mi gioco un attimo. Ciao. Questa non è che mi interessa. Però vabbè, dai, mi gioco questa che immediatamente posso dare via un verde per avere 3 soldi e io lo faccio, che non si sa mai. Poi posso pagare 3 blu, perché fino a 3 blu scelgo questa seconda opzione per upgradare altrettante cose. E io voglio upgradare voglio upgradare i 2 gialli che ho, uno in questa città, uno lui in questa città. Lui doveva essere quello che ambientava il gioco. E questo tunnel, upgradare non si può sentire, scusate. No, no, hai detto 2 gialli, invece... Due impianti di desalinizzazione, dopodiché pesco. Perché io sarei stata quella che le chiamava caramelline. Tocca a me! Tocca a te! Allora, io ho detto che voglio fare questa. Opzione qua. Allora, questa carta azione la tengo, però devo scartarne una. Se ne scarto una che non ho ancora utilizzato, posso utilizzarla. Quindi se io scartassi tipo questa. Che senso? Ah sì, sei arrivata ad averne 5. Sì. Quindi se vuoi tenere la quinta ne butti via una. Se quella che butti via è una che non è stata ancora attivata, si attiva e poi va via. Bene. Potresti anche attivare la stessa quinta che hai appena tenuto e buttarla. No, oh, ma io... Darla via, amore, anche no. Cioè, attivo questa. Ah, come sei malizioso, malizioso. Cioè, parli di darla via in pubblico. Aspetta, perché io cosa ho fatto? Ho fatto solo... che mi devo ancora fare tutto questo, quindi prendere 2 carte. Sì, sì, vabbè, stavo leggendo... Stavo leggendo questo. Do via cosa un'acqua, avevo fatto con la carta prima, avevo sostituito questo quello con la caramellina. Qua, poi pesco e poi devo trovare 3 carte. Ok, cosa vuol dire? Allora... io faccio questa azione qua e la faccio giocandomi questa qui. Questa qui è una S, quindi me la tengo perché ci potrebbero essere delle cose che danno punti per le S a fine partita. Però forse c'è solo una metropoli, in realtà potrei scartarla, ma chi se ne frega. Per poterla tenere devo pagare un soldo e questa dice che immediatamente costruisco gratis un tunnel e un impianto di desalinizzazione. Ma io sono stupido, perché in realtà non mi interessava mettere l'impianto di desalinizzazione. Vabbè, ormai mettiamolo. Mettiamolo qua. E il tunnel lo mettiamo qui. Mettendo qui il tunnel, ho connesso questa metropoli. Questa metropoli mi dà immediatamente una scienza e uno steel plus e mi produce un punto vittoria in fase di produzione. Poi, quell'azione là, io uso questa che mi... ah, potrei anche migliorarmi quella, in realtà allora... mi presti dei soldi? Però poi non faccio, questo lo faccio. Un attimo. Attivo questa che mi dice che io posso migliorare un mio giallo pagando una scienza o un soldo. Facciamolo pagando un soldo. E così miglioro il mio impianto di desalinizzazione. Poi posso ancora costruire un tunnel pagando un soldo e un steel plast, giusto, è quello vero che costa, sì. E il tunnel lo metto qui. Ma tu sei già mi chiede tutto sacco. Quello però lì mi chiede quella roba lì in più, però se io poi lo miglioro mi dà 3 punti e 3 soldi. Il fatto è che io non lo miglioro adesso, non lo posso proprio più migliorare, quindi non lo metto lì ma lo metto qui, perché a me serve fare questa cosa. Me lo metto qui, ok. Mi devi prendere ancora dei soldi. Non posso. Chi l'ha detto? Tutti i vari ragionamenti che stavo facendo quando mi lamentavo di aver messo questo qua. Perché a fine partita, se attorno alla cupoletta hai colori diversi, quindi bianco, verde, giallo, fai più punti che non avere tanti edifici dello stesso colore. Averne tanti dello stesso colore è meglio in fase di produzione, ma è meno redditizio a fine partita. Intanto sto facendo, posso barare tantissimo. Hai fatto bene a fare. Aspetta, potremmo finire. Allora, azione lì. Questa non ce l'ho. Mi sono tolta sta carta.
ho fatto l'azione che mi ha dato una carta, un soldo, una scienza acqua, poi bene, posso ancora prendere. Porca miseria. Prendiamo allora uno di questi e uno di questi. Così. Che sfigato. Sì, eh. Sì. Così, così, pesco e poi devo tornare. Vai! Però se io sbaglio il colpo mi arriva. Guarda, ciò. Guarda. Che culo. Allora, io faccio questa azione, ma per farla uso una carta verde. Quindi la scarto, lei non si attiva, ma grazie a questa mia abilità guadagno uno Steel Plus, che era proprio quello che mi serviva. Perché come azione voglio costruire una cupoletta, ma la voglio fare rossa. Che mi costa quindi una biomateria, uno Steel Plus, un Kelp e due soldi. Prendo la cupoletta rossa, che sono contate, sono 7, e la metto qui. Poi potrei anche fare un edificio e potrei fare una fabbrichettina di... La fabbrichetta! Di kelp. Mi serve farla. Ce l'ho. Facciamola, c'ho la possibilità di farlo, facciamola. Mettiamo una fattoria in questa città. Mi sarebbe servita di più, ma pazienza. Poi pesco. Allora, io rompo finalmente gli schemi. Perché gioco la carta arancione sul verde. L'ho appena fatto io, ho detto la carta verde sull'arancione. Ah, non ti guardo. Per costruire una cupola. E costruisco anch'io una cupola. Però io ho questa bellissima carta, che se gioco una carta di diverso colore dello slot che scelgo, mi fa pescare una carta. Ok. Io sono intelligente, che certo. Bella. E però io costruisco una cupoletta bianca con due grigi, una gatta e un soldino. Ti conviene metterla lì, altrimenti quel tunnel lì sopra poi non produce, eh. Io ti consiglio solo, cioè di metterla qua. Vabbè, grazie, ma guarda che ce la faccio anche senza di te, eh. Scusa, era solo per spiegare che se ma un tunnel... Ma la metto qua? No, però avresti potuto metterla qua o qua. Ah, ma no, ma io so che ho il mio schema, sì, mentale. Sì, semplicemente in questo caso, in fase di produzione, vabbè, questa non potrebbe esistere, ma questo tunnel non produce. Fine, solo quello stavo dicendo. E lo chiamavano il professor. Allora, non è perché sei avanti di un punticino. Come quello della casa di carte, cane dei pappelli. Abbiamo finito le nostre azioni. Aspetta, che io devo tornare a tre carte, cos'è? C'è la fase di produzione. Ok. Ok, fase di produzione. Fase di produzione. La fase di produzione ci torna in aiuto il nostro schemino, che ora vi rimandiamo a tutto schermo. Allora, in basso a destra c'è quella parte blu che ci dice cosa capita durante la fase di produzione. Ci sono tre passi, A, B e C. Il passo A ci dice che prima producono tutte le cose che abbiamo costruito sulla mappa. Poi producono tutte le carte che abbiamo con un effetto di produzione e producono le metropoli che abbiamo connesso tramite tunnel che abbiano un qualcosa, un qualche effetto di produzione. Dopo che si è risolto tutto questo, si riattivano le carte azione e poi bisogna sfamare le nostre città. E per ogni cupola che abbiamo dobbiamo dare via un kelp oppure una biomateria oppure perderemo 3 punti vittoria per ogni città che non riusciremo a sfamare. Bravissimo. Che cosa producono le varie strutture che abbiamo costruito? Ce lo dice la parte marrone gialla, dorata del nostro riassunto. Ad esempio ci dice che una singola struttura verde produce un kelp, ma se la struttura verde è upgradata produrrà, anziché solo un kelp e un punto vittoria. E inoltre se noi attorno alla stessa cupola abbiamo due edifici dello stesso colore, entrambi migliorati, la loro produzione è aumentata. Per esempio, sempre nel caso dei verdi, abbiamo la produzione di 3 kelp e di 3 punti vittoria. Le cupole bianche non producono nulla e le cupole rosse producono 2 punti vittoria. Ricordati che i tunnel danno soldi. E i tunnel danno soldi. Perché la scorsa abbiamo fatto una partita, la volta scorsa non ha mai preso i soldi e se ne è accorto a fine partita. Quindi adesso noi andiamo avanti con la nostra produzione e dopodiché, finita la produzione, ci rivediamo pronti per iniziare la seconda era. Quindi rieccoci qua, abbiamo cambiato il mazzo di carte perché nella seconda era entra questo, nella terza era entrerà quello lì. Abbiamo fatto la produzione, io c'ho un po' di soldini, un po' di biomateria e ho speso tutto il kelp per nutrirmi
perché ne avevo poco assai. E sei tu il primo. E sono io il primo. E perché che cavolo. Bisogna incalzarlo e... Giusto. Perché sennò poi... Giusto, giusto. Ciaciara, ciaciara, ciaciara. Questa è carina, però... questa è bella. Allora, facciamo così. Però a me piacerebbe anche fare quello lì e tirare quello. Però diciamo che... Scusate un istante. Facciamo così, io mi gioco questa là e mi prendo la special. Sbagliando il colore, però io prendo uno steel plast. E io come special... Voglio... Perché io ho creato i gialli? Oh, dai! Voglio questa. Oh, mamma. Poi pesco. Allora, arancione su arancione, quindi me la te. Questa. Costruisco questa qua, pagando. Butto via questa, dai. Una stellina, un grigio, un'alga e due soldi. Pin, un pan. E quella, e posso mettere anche giù qualcosa, e io metto giù, se la metto lì guadagno qualcosa, mettiamo giù, lo metto qua che mi dà questo grigio, pesco. Voilà, così si fa, forza! Brava, forza, brava, brava, forza. Allora, sì, poi perdo però, io faccio questa, pagando due soldi, metto giù due gialli, uno e due, e li metto tutti e due qua, e fine. Allora, io e gioco... Scusami, devo giocare una carta ovviamente, pardon, giocavo questa che è un effetto permanente che mi tengo, poi pesco, vai. Gioco questa, però uso una rossa. E grazie a una carta che ho, mi fa pescare una carta, se gioco quello sbagliato, metto due tunnel. Prendiamo due tunnel, li metto, due tunnel, quindi sono due e due soldi, sto già di nuovo finendo tutto. Ne metto uno qua che mi dà due punti, se per favore me li dai tu. Sì. Un altro qua che mi fa salire qua nell'iniziativa. E se ho anche questa carta che quando metto giù due tunnel nel turno, nell'azione, salgo ancora qua. Ok. E qui hai preso questo kelp? No, un kelp. Immediatamente connettendo quella metropoli guadagni un kelp. Un kelp, fatto. Devo pescare una carta e poi devo tornare a tre, quindi... Oh. Io, che amo solo te, faccio questa azione. Ma ne ho già fatte... ho preso anche quella. Faccio questa azione giocandomi questa che mi darà punti a fine partita e mi costerebbe 3 soldi, ma in realtà io grazie a questa qua al personal agency la pago solo 2. Poi come azione voglio fare questa, anzi voglio fare questa in cui pagando un blu miglioro un mio impianto di desalinizzazione. Poi prendo ancora due risorse diverse tra di loro. Voglio un kelp e voglio una steel plast. E poi pescare una carta. Allora, sai cosa ti dico? Ho finito le azioni. Allora, sì, arancione su arancione, quindi questa me le tengo. Invece di carte con il simbolino infinito, quindi produzione, non c'è un limite. No, solo sulle carte azione c'è il limite delle quattro. Qua, pago un'acqua. Massimo 3 acque per... sì, rispendo tutte e tre. Per... Mamma mia, sto facendo la cosa giusta. Appagradare un edificio, questo qua verde. E poi tre tunnel. Due tunnel. Upgrado 1, upgrado 2. E ho un qualcosa, questo, che mi dà un soldo. Però mi aspetta. Ma dopo quando se upgradi almeno un tunnel, prendo un soldo. Prendi un soldo. C'è altro? Nada. No. Siamo al sesto round, sei tu la prima. Sono la prima, yes. Se mi avvicini. Arrivato. E tocca a te. Aspetta. Mon amour. Io ho questo. Perché ho due tunnel abbogradati e due edifici verdi. Sì. E allora sì, è tua.
Quelli e tre tunnel upgradati, molto bella. Quindi posso mettere giù un giallo. Bello. Giù un giallo e lo metto qua. Prendere un soldo e mi dà 4 punti. Perché sei tornato indietro di punti? No, perché sei tu che sei andata avanti prima. Schema. 1, 2, 3, 4. Ok, scusate, l'emozione mi aveva preso tutta questa roba. Non ancora quella. Bello, allora. Però. Che allora. Pizza. Non sto riuscendo a fare quello che vorrei. Però mi serve comunque quello. Ah, dunque, non ho più niente. Non ho più niente. Allora. Guarda, farò a questo punto. Scusate, no, non ti scusiamo, non ti scusiamo. Attiva. Allora, verde su verde qua. Ed è un'azione. Metto lì solo che mi conforto. È un'azione che metto qua. Però se la faccio devo poi buttare. Ma io butto proprio questo. E buttandola via si attiva. Mi attivo, quindi sono due soldi e un grigio. Due soldi e un grigio. Poi con sali di due. Un grigio e poi un punto vittoria. Però parla pa. E pesco. C'era qualcosa che mi si attivava? Se no. Io faccio questa qua usando una carta verde che uso il suo potere. Mi dice che se ho almeno una gialla migliorata mi prendo un rosso. E costruisco una cupoletta pagando due soldi, un kelp, un rosso e un bianco. Metto un'altra cupoletta rossa che la metto qua. E pesco. Allora. Che pizza però. Sì. Guarda. Carta sbagliata qua. Ce l'ho la roba. Sì. Quindi pesco una carta. Ma Vale, ma che cacchio però, dai! Metto due tunnel con due. Ma fai sempre cosa voglio fare io! Ciccio, mi spiace, ma mi sono accorto dopo che mi serve. Mi sono accorto dopo che. Cioè, io questa non sto riuscendo. Cioè, ho preso questa, l'ho giocata e ora come ora non ce l'ho da nessuna parte. Bella scelta, va! Bel deficiente. Così. E no, dovrei salire di uno, mi capita qualcosa, prendo un punto. Prendi un altro punto, sì. Controllerò, ma mi pare sia così. Posso? Sì, devo pescare la carta. Io mi faccio quell'azione che mi dà due steel plus e un kelp e la faccio giocando questa carta rossa che mi dice che se ho almeno 4 cupolette metto giù gratis una fattoria. Bello. Poi pesco e no, c'ho ancora un'azione. Deficiente. Allora, intanto ti guardo quello, ma dovrebbe mi pare di ricordare che se dovessi salire e sei giù al fondo se quando sei già sullo spazio 1 e fai un punto per ogni spazio che eri supposed di avanzare. Dai, prendo una specie. Questa qua la posso tenere e mi permette di tenere una carta più in mano. Ok. Allora, fammi solo vedere. Tre punti, due. Questi devono essere nella stessa città. Nella stessa città, sì. Quella massimo 5. Allora, iniziamo con questa. Poi devo pescare e me la posso tenere perché sono figa. Allora, io faccio questa azione, ma la faccio col colore sbagliato, quindi guadagno uno Steel Blast e pagando 3 scienze faccio 3 upgrade e faccio. E faccio 1 e 2 di sicuro. Perché così ottengo questa. E 1, 2 e 3 migliorerò questa qua. Quella mi conviene di più.
questa, visto che ho tre tunnel migliorati, faccio tre punti e prendo due soldi. E via. E due soldi. E pesco. E fine? Mm-mm. E sei tu la prima? Mm-mm. E poi ci sarà già un'altra produzione? Mm-mm. Sì, ma io veramente. Opala, opala. Sì, sì, piangi, piangi. No, poi. Dai, non ho niente. Devo venire qua. Che cavolo. Allora. Vengo qua. Perché non trovo quelle che mi fanno fare le cose che vorrei? Ma tengo, questo è molto divertente perché mi fa pagare un guardia e meno per gli edifici. Ok. Vai. Ok, sì, sì, scusami. Sto solo guardando. Allora, faccio... Tu cos'hai lì? Faccio questa. Con la carta arancione. Quindi attivo la carta arancione e mi fa fare semplicemente un passetto lì. E poi pagando due soldi, un rosso, un bianco, un verde, mi faccio un'altra cupoletta rossa che la vengo a fare qua. E poi posso costruire un edificio che voglio io e voglio fare pagando un bianco, un edificio bianco e lo voglio mettere qua. Ok. Oppure posso, scusami, cambio, posso, cambio idea, non pago il bianco per mettere il bianco, ma pago un, no, pago il bianco per mettere un bianco, scusate, scusate, non lo faccio mai più. Mettiamo giù questa, devo pagare tre soldi. Due soldi. E poi metto giù due edifici verdi, pagando. Due almeno, male non fa capire. Allora, io mi metto qui, buttando via una carta rossa, che quindi mi fa guadagnare uno steel plus grazie a questa, e metto giù due tunnel, e ne metto uno qua e uno qua, e ovviamente li pago, devo pagare due soldi e due bianchi che avevo già messo da parte. Collego questa metropoli che mi dà tre avanzamenti qua, uno, due, tre, e io da questo prendo due soldi, da questo prendo un bianco e da quello prendo un punto, e ancora un soldo. E questa carta? Perché ho connesso due metropoli! Era tutto calcolato, sì, sì, ovviamente. Si è visto. Guadagno un kelp, tre punti. Come minimo dovresti dividere con me la vittoria. E un verde. Anche se perdo? No, no, della carta lì. Ah, della carta lì. Ti do mezza carta? No, mi dammi due soldi e... Vai, grazie tesoro mio. C'era una carta da uno qua, partita a monte, a montissimo. Ok. Ok. È la mia ultima azione. Sì. Poi c'è già la produzione. Quindi niente, devo fare quella. Devo fare questa. Questa me la tengo. Quale fai? Questa. Ah, meno male. Perché ho due, uno è un soldo. Mi faccio la cupoletta che metto qua, va bene? Posso? Sì, sì, puoi. No, perché sai, non vorrei mai. Pesco la carta. Ti ricordo ora che c'è la cosa di produzione che questo tunnel non produrrà perché qua non c'è una cupola. Certo. Le metropoli invece producono anche se non hanno la cupola, basta che siano raggiunte dai tunnel, a parte questa qua che deve avere due tunnel affinché dia poi punti a fine partita. Va bene. Era più per gli amici a casa. No. Quindi, abbiamo fatto... io ancora la mia ultima azione. Sì, caro. Allora la mia ultima azione è questa. E la faccio buttando via questa carta qua e quindi guadagnando uno Steel Plast. Metto giù due gialli. E quando metto giù due gialli li pago due soldi. Già che ne? Uno e due. E li metto uno in questa città e uno in questa città. E faccio tre punti finalmente. Poi pesco e fine. Fase di produzione. Come prima la facciamo e ci rivediamo tra qualche istante. Ciao! E rieccoci qua. Ciao. Ottavo round. Non ho preso le mie cosine. Ottavo round. Sono io il primo a giocare. E faccio questa cosa qua.
con una carta arancione che si attiva, che mi dice che se ho almeno tre bianche costruite prendo uno Steel Blast. Poi costruisco due tunnel pagando due soldi e due Steel Blast. E metto i miei due tunnel, uno e due. Io gioco carta arancione su arancione, vengo qua, quindi subito posso convertire un soldo con un'acqua e lo faccio. Poi una carta azione che è questa qua, vabbè, però potrei in realtà prima fare questa, quindi prendo un'acqua e prendiamo un oggetto. Poi come carta azione posso giocarmi questa che mi fa upgradare massimo due volte, 1-2, quindi pago 2 e upgrado questa qua. Allora, quello mi dà quello, se quello mi dà quello, io proverò a upgradare uno di questo, anche facendo mi dà un soldo. Oh yes, posso? Allora io vengo qui giocandomi una carta di un colore sbagliato. E tanto questa, ma vabbè, vedremo, che io ne produco pochi. Mi gioco questa e guadagno uno Steel Blast. Poi voglio costruire una cupola. Cupola la voglio costruire qua, quindi devo pagare 5 soldi aggiuntivi. Poi volendola fare rossa, devo pagare un rosso, un bianco, un verde che non ho ma posso sostituire con un rosso e 2 soldi. Così metto giù una cupoletta rossa qua che immediatamente mi dà 5 punti vittoria. 1, 2, 3, 4, 5. Sei molto bravo. Bravo, pesco. No, io gioco una carta rossa qua sul verde. Sì, bamba. Okay. Quindi pesco una carta, perché questa lì, e costruisco anche una cupola rossa, con un grigio, un rosso, con questo e due soglie. E cosa ho fatto? Quello, niente. Ok, io vengo qui e mi gioco una carta rossa che mi darà punti a fine partita, perché nel mazzo 3 si trovano anche alcune carte che danno punti a fine partita, e la uso per costruire due fabbrichette pagando due Steel Blast, e ne metto una qui e una lì. E quelli sono altri tre punti. Allora, mia azione. E pesco. Ma cosa ti serve fare quello che hai appena fatto? Niente. Punti a fine partita, perché io ho questa carta che a fine partita mi dà più punti se ho tutti e tre i colori attorno a un dom. La schifezza è che qua, qua e qua, dove mi manca un solo colore, dovrei trovare la carta che mi permette di costruire sullo slot, ma non la trovo. Questa è bella. Tanto se la faccio prossimo io. Non posso! E allora vengo qua. Perfetto. Qua giocando la carta non corrispondente, quindi pesco una carta e prendo 2 e 1. C'è qualcosa che mi fa se mi metto lì? No. Vai pure. E poi peschi una carta. Perché la carta che hai pescato, sì, l'hai pescata per effetto della tua cosa lì. Fine, quindi nono round per amarti, nono round. Sono sempre io il primo, quindi, tesoro mio. E allora, togli le tue schifezze da lì. Io faccio questa azione pagando, usando questa carta. Questa carta mi dice che io posso buttare via un rosso per fare 2 punti, e io lo faccio. Dopodiché costruisco 2 tunnel pagando 2 soldi, un bianco e un rosso al posto del bianco, sempre grazie alla particolarità della biomateria. E ne metto 1 e 2. E ho collegato anche l'ultima metropola. Va bene.
Quindi, fine della partita, questa metropoli mi darà i suoi punti di fine partita perché è connessa via tunnel, ma questi due tunnel non producono perché non sono connessi alla, al resto delle cupole, non hanno una cupola attaccata, via. Siamo due. Allora, qua, quindi immediatamente troviamo un soldino e salgo su di due. Perché ridi? Niente, stavo per fare un'altra battuta. Dopo che la dà via. Che va a darla in mamma giro, mamma mia, come il bimbi però delle medie. Carta, soldo e acqua. Carta, soldo, acqua, poi pesco. Aspetta, ho messo giù, mi do qualcosa? No, no, devo giocare questa prima di fare quello. Vabbè, in questo turno cosa ho fatto? Ma l'ho messo? Sì. No, non l'ho fatto. Mi serve una non ho messo spalazza. Giù. Aspetta, devo mettere giù. Sì, non l'hai messo. Non l'ho neanche pagato. Ok, adesso devo togliermi delle cose. Allora, io ho trovato quella che mi fa costruire nel posto aggiuntivo, ma mi fa costruire un giallo che non mi serve a niente. Vado anche a pescare la carta. Questa non mi serve a niente, questa non mi serve a niente, quindi io vado a fare un'azione che non mi serve a niente. Allora, cosa potrei ancora voler fare? Non mi serve. Fare quella, va. E facciamola proprio con questa qua rossa. Così mi dà un grigio, uno steel blast. E pagando 3 blu, upgrado 3 cose. E cosa mi conviene di più upgradare? Tunnel. 1, 2 e 3 tunnel. Che mi danno punti. Poi pesco. Allora, facciamo questo. Non è male, però. Non prendo male. Una carta perché ho giocato carta in colore differente. Metto giù due caramelline verdi. Guardando due verdi. Una caramellina qui e una caramellina. E pesco. E poi devo tornare a quaccio. Allora, io vengo qua e faccio, giocandomi questa che mi dà quindi uno steel blast, faccio una cupola, l'ultima cupola rossa, ce la faccio? Sì, pagando 2 soldi, vengo 3 indietro, poi 2 rossi perché uno lo do al posto di un verde che non ho e un bianco. E metto giù l'ultima cupola rossa qui e posso anche costruire un edificio aggiuntivo e dando via un soldo metto giù una impianto di desalinizzazione. Bellissima la technology negotiation. Giusto. Comunque sta qua. Vai, brava. Technology. Qua, immediatamente, dando via un'acqua e un soldo, un'acqua, upgrado 2 tunnel. Molto bella. Bella, vero? Sì. Upgrado bello, un tunnel e se upgrado almeno un tunnel, guadagno un soldo. Soldo. E poi posso giocare ancora. Un'azione. Oh già. Ma giochiamo, 2 carte, questo. Allora, innanzitutto prendo un'acqua. Da dove mi è arrivato sto kelp a me? Ce l'avevo nascosto sotto qualche carta. Sono 2 carte, un kelp. Sì. Io finora che butto via rossi al posto dei verdi. 2 carte. Non lo so. Avete visto da dove arriva questo kelp? Poi ho finito, pesco una carta. Ok. Ultimo round. Sì, devo tornare. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. E sei tu la prima, però. 2. E siamo qui. A fine partita cosa darà punti? Tutto quello che c'è scritto qua. Ovvero darà punti le metropoli che abbiamo connesso che danno punti a fine partita. Quindi queste nell'angolo opposto a noi.
le carte che danno le prime partita, sì. E poi, come accennavo prima, le città connesse danno punti maggiori, maggiore il numero di edifici diversi che hanno attorno. Poi tutte le risorse avanzate si convertono in soldi e i soldi in punti. E via. Va bene, devo fare quella, assolutamente. Questa. Allora, quella lì è se ho almeno due viola mi dà un punto. Due viola, due fucsia. Ma sei già lì tu? Già. Poi metto giù. Due. Tunnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arrivi. Ancora uno. Mettiamolo. Puoi togliertelo io, mettilo lì, ma non mi serve proprio. Sono già tirato questo. Uno qui. E uno qui che mi dà anche questo. E ho pagato, fatto, messo e salgo quindi su uno qui. Allora, io faccio questa qua. Ne ho già 9, cosa te ne fa? Ah, per arrivare a 10. Allora metto questa qua. Comunque mi dà un rosso. Poi faccio un'azione, prendo due risorse diverse. Allora, le due risorse diverse sono sicuramente un bianco, cioè un verde e una scienza. E poi come azione, prendiamo un punto e un soldo. Un soldo e un punto. E pesco. Vai tesoro in bel. Vorrei tanto amarti di più. Allora, facciamo così. Io butto via un sacco dopo un sacco di rosse per sfamare perché ho pochissimo cap. Quindi questa però okay. Non posso, cioè ne ho già 4 ma la uso subito così la butto, salgo su di uno qui che mi dà un soldo e faccio un punto e poi complimenti signorina, prendo due acque o spendine una per migliorarti qualcosa, tanto cioè non so se ti lo so, ti migliori un turno e un punto in più. Se vinci per questo, quando migliori tunnel non guadagni anche un soldino. Sì. Demoralizzata la Vale, demoralizzata. Allora, è la mia volta. Io devo fare questa roba là, qua, là, sbagliando il colore della carta e quindi guadagnando... No, non questa, questa mi piaceva, questa. Guadagnando però un grigio. E poi pagando due verdi metto giù due verdi. Ah no, quindi in realtà produco un po' più di verde. 1, 2, 3, 4. Sì, no, dai, va bene. E pesco. Vale, la tua ultimissima azione. Però non la metto giù. Cioè se adesso compro una di questa non la metterò mai giù. Eh no. Quindi è inutile. Devo prenderla prima. Ecco. Quello. Non posso costruirlo perché mi manca un coso. Ci sono, è che la mia ultima azione. Ed è molto, molto, molto importante. È importante. Vabbè. Vabbè. Questa ne dà anche due, ma potrebbe essermi utile. Quello non mi serve. Per... Quello. È sempre un punto. Di Riffo di Raffa è un punto. Senti, metto qua. Cambia molto poco. Allora, ho tre tunnel upgradati e quindi mi dà sono due punti. Sto portando con le materie. Beh sì, tanto le materie poi le converti.
Dovrei pescare una carta, ma non so che pescare. D'accordo, io come mia ultima azione faccio questa. Più che altro per giocarmi questa carta, che dando via un soldo faccio 2 punti e pesco una carta. 2 punti, 1, 2. E costruisco con 2 soldi, 2 gialline. E ne mettiamole una qua e una qua. E via, quindi finito, facciamo l'ultima produzione e poi contiamo i punti. Eccoci qui, quindi dopo aver fatto la produzione si stappano le carte azione e bisogna sfamare le proprie città. Io ne ho 3, 3, 6, 1, 7 e quindi le decido, perché ho quella carta lì, di pagarle così. 3, 4, 5, 6 e 7. Io ne ho 5, ma ho lo sconto su una, quindi 4. 3, 1, 4. E abbiamo sfamato. No, scusate, avevo ancora un rosso, quindi mi riprendo indietro un verde, pardon. E adesso si calcolano i punti di fine partita. Okay. Punti di fine partita nell'ordine si vanno. Primi punti dati dalla metropoli se l'abbiamo connessa. Io l'ho connessa, la mia metropoli mi dà 3 punti per ogni metropoli che ho raggiunto. Quindi 3, 6, 9 punti. Okay, e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora, vale? Il mio mi dava punti in base ai tunnel. Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono 7 punti. Ok. 5, 6, 7. Okay. Dopodiché i punti per le carte che hanno un effetto che si attiva a fine partita. Io ne ho solo uno. Io per esempio ho questa qua che per ogni coppia di verdi e blu mi dà un punto. Io ne ho 5 e 5 e quindi faccio 5 punti. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allora. Scusami, e anche questa qua che per ogni città che attorno a tutti e 3 i colori mi dà 3 punti, quindi 6. 2, 3, 4, ciao, 5 e 6. Ciao. Allora, io massimo 5 volte, ogni coppia di verdi mi dà 3 punti, quindi sono 3, 6, 9, 12, 15. Perfetto, quindi il massimo dei punti che potevi fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, poi si fanno i punti in base alle città, le cupole connesse che abbiamo. Allora, Vale, hai cupole senza edifici attorno? Sì. Quante? Una. Quindi sono 2 punti. Hai cupole che hanno un unico tipo di edificio attorno? Sì, 2 cupole. Quindi 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Hai cupole che attorno hanno 2 colori di edifici? 2. Quindi sono 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io invece ne ho 1, 2, 3, 4. Quindi sono 4 per 4, 16. 16. Cupole con tutti e 3 i colori attorno? No. Io ne ho 3 e quindi sono 6, 12, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Poi le risorse avanzate sono scambiate per un soldo l'una, a parte la rossa che vale 2 soldi. Quindi questi sono 3 soldi. 2, 3, 4. 1, 5, 6, 1. E ogni 4 soldi è ancora un punto, quindi 20, 25, 26, 12, 18, 24. 6 punti ancora. 3, 4, 5 e 6. Trentadue diviso 4 sono 8. No. No, per il 5 io già erano 27 in tutto. Ah, 27 in tutto, quindi fai 20, 24 anche per te e sono 6 punti anche per te. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 17, controlla. 21, 22, 23, 24, 27. Ok, quindi finito qua. Sono andato a vincere brutalmente. Perché adesso li svelo l'arcano? Perché mi hai detto, io non li seguo i tuoi consigli, non ne ho bisogno. No, però gioca in questo modo, vedrai che vincerai. Io faccio un'altra strategia. No, io non sono riuscito a massimizzare neanche questa che avevo, che era molto bella. Va bene, questa basta, che hanno già sopportato abbastanza la nostra presenza. Decisamente. Questo è Underwater Cities. Come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video su tutti i vostri su social. Facebook e su Instagram. Assolutamente lasciateci, sì. Pollicioni. Lasciateci tanti pollicioni all'insù. E noi vi salutiamo e vi ricordiamo che il gioco sia con voi!